Ciao, benvenuti sul canale Aurora Star. Cominciamo. In questo video vi spiego come aumentare gli iscritti in poco tempo. Avete due opzioni, una gratuita e l'altra a pagamento. Ora con le nuove regole di YouTube ci vogliono 1000 iscritti al canale e ovviamente 4000 ore di visualizzazione ai propri video avuti negli ultimi 12 mesi, quindi visualizzazioni attive. Per avere più iscritti bisogna prima di tutto creare contenuti video di qualità, questa è una cosa che dicono un po' tutti. Comunque qui siamo su YouTube, quindi la qualità sia grafica, quindi un buon video con la giusta esposizione, ad esempio, con un'ottima qualità sonora, valgono molto di più, perché un utente non fidelizzato tenderà a skippare un video che è stato registrato male per mancanza di luce, perché non si vede bene, perché non si sente bene, perché ci sono anche troppe pause tra una frase e l'altra. Imparate a editare il video tagliando i minuti morti, i minuti di silenzio. No, specialmente se sono infiniti, stufano il vostro utente. Non fate video di durata 5 minuti, ma in realtà sono 10 minuti perché 5 sono di silenzio o ripetizioni, piuttosto scrivetevi un copione. Per quanto riguarda la qualità grafica, ci sono alcuni casi invece che vi voglio riportare, come ad esempio il caso di Delimello, che per lui invece vale la regola opposta. Lui, se vedete, non è che fa bei video, intendo qualitativamente perfetti, con un'alta grafica. Sono video che fa ha una sua fanbase e la sua fanbase continua a guardare i suoi contenuti. Questo perché? Perché lui propone argomenti interessanti che piacciono alla massa, come lo sparlare, il parlare di altri youtuber. Ricordiamo ad esempio la diabatria che ha avuto qualche tempo fa con Ciccio Gamer, oppure anche quando ha letto il libro di Redez e ha detto appunto che il libro di Redez non era granché, e quindi solo per aver detto questa frase qua appunto si è tirato addosso qualche views in più. Quindi praticamente lui, dato gli argomenti che fa, può permettersi di fare video non qualitativamente perfetti da un livello grafico, però sono perfetti da un livello di contenuto, secondo me. Sono video che fanno flame, puntano generalmente su altri aspetti gli utenti che fanno flame, come ad esempio i titoli, il contenuto, oppure anche un'ottimizzazione perfetta a livello SEO dei video, cosa che noi tutti, anche quelli che fanno beauty, gameplay, tutti dovrebbero fare. Ovviamente YouTube è un posto grande, però ogni genere di video richiede i suoi requisiti. Mi spiego. Se faccio video di nail art, specialmente make-up, swatchery, mostro una nuova palette, io devo assicurarmi che i colori si vedano bene, quindi la telecamera deve avere una giusta condizione di luce. Il video non deve essere sovraesposto o sottoesposto. Deve esserci un corretto bilanciamento di bianchi, perché sennò alla fine va a finire che un colore sembra un altro, oppure comunque sovraesposto si bruciano alcuni pixel e non vedete i colori, vedete tutto bianco. Quindi dovete avere un reparto di luci perfetti. Il problema è questo, mi rendo conto, perché ci sono anch'io. Chi comincia da poco a fare i video, chi non ha un budget per comprarsi l'attrezzatura, si deve arrangiare con quello che può fare. Quindi si può cercare di fare il meglio. Quindi abbiamo detto questo, i video beauty devono essere di alta qualità perché i colori si devono vedere bene. Non ha senso vedere un video beauty di una persona che si trucca quando i colori non si distinguono nemmeno e sembrano una chiazza di colori.
monocolore. Video flame invece non richiedono una visione così accurata per i dettagli, come ad esempio per i colori, ma appunto lì sono importanti i contenuti audio, in quanto lì si potrebbe pubblicare tranquillamente un rumore con tanto sfarfallio digitale, insomma rumore digitale, in gergo si chiama così. Per evitare appunto questo sfarfallio, questo rumore digitale, bisogna avere delle buone luci, che purtroppo non tutti hanno, che ad esempio neanche io ho. Quando non avete questo tipo di luci qua, la miglior luce è quella naturale, quella del sole. Quindi io vi consiglio, se dovete fare un video di make up, beauty, volete fare vedere degli swatch, andate sotto la luce naturale del sole, perché quella è la miglior luce, se non avete appunto le luci. Ricordate di non fare come faccio io, ovvero mischiare le luci gialle con le luci bianche. Hanno una diversa temperatura, ma questa è un'altra storia. Quando un tizio fa flame, bisogna lavorare particolarmente sulla SEO per intercettare nuovi utenti, in modo da fidelizzare questi utenti a ritornare. Quando ad esempio un utente tende a vedere più video della stessa persona, dirà, specialmente nei video tutorial, questo mi ha aiutato 2, 3, 4 volte, probabilmente si iscriverà perché penserà, questo mi ha aiutato un sacco di volte e quindi probabilmente è un tipo a posto che mi può aiutare ancora. È così che si trasformano i passanti in seguaci, o comunque fan in questo caso, dipende su quale piattaforma siamo. Poi controlla se c'è interazione di commenti, like, dislike, sono molto importanti. Se i video però ahimè non piacciono alla gente, non c'è molto da fare, l'unica cosa è cambiarli, tenta nuove strade, perché se continuerai fisso a fare i video che non piacciono a nessuno, poi la gente, è ovvio che così puoi ottimizzare la SEO, fare tutto quello che vuoi, però la gente non ritornerà più, perché comunque si ricorderà che sono video che non piacciono alla gente. Quindi fai esperimenti, prova e vedi ciò che piace di più al tuo pubblico. Ovviamente ricordati di ricordare allo spettatore di mettere un like se il video è piaciuto e di iscriversi. Ricordati che se tu ricorderai all'utente di iscriversi al canale, aumenterai drasticamente la possibilità che essi si iscrivano. Però non si iscriveranno perché, che ne so, gliel'hai chiesto e magari pensi, ma questi si iscrivono perché gli faccio pena. No, perché molte volte anch'io, quindi parlo per me, mi dimentico dopo aver visto un video di mettere il like, oppure io sono iscritta a molti canali perché, come sapete, a me piace tenere molto sotto controllo la situazione di YouTube Italia, perché mi piace vedere i video e vedere cosa sta succedendo nel panorama di YouTube. Io preferisco essere iscritta a un canale che rischiare di perdermi un video. Comunque, stavo dicendo, potete anche chiedere un like, così mettetemi un like. Questo è un messaggio subliminale, mettetemi un like ora. Oppure una specie di ricatto che fanno alcuni, ad esempio, se arriveremo a 1000 like pubblicherò il mio prossimo video della serie. Comunque guardate che c'è anche chi lo fa con gli iscritti, ad esempio la diva del tubo ha fatto un ricatto qualche tempo fa sugli iscritti, forse è ancora attivo, e praticamente ha chiesto ai suoi utenti di iscriversi al suo Instagram ed arrivare ad una cifra. Quando la diva del tubo raggiungerà quella cifra che lei si è preposta di arrivare, pubblicherà le chat con il tacchino. Solo allora le pubblicherà. Sinceramente non ho visto molte persone fare come ha fatto lei, chiedendo questo specie di ricatto con numero di iscritti, perché di solito comunque utilizzano sempre i like. Comunque sappiate che c'è anche chi fa così, chi chiede i fan al posto dei like. Se non hai idee su che video fare, chiedi cosa vorrebbe vedere il tuo pubblico, fagli delle domande, ascoltali, oppure collabora anche con altri utenti. Questo è un modo interessante per scambiarsi dei fan. Ovviamente dovresti collaborare con dei canali affini al tuo, perché sennò è tempo sprecato, in quanto
utenti di generi diversi di video, ad esempio io che faccio magari se mi metto a fare make-up, non posso collaborare con uno youtuber di gameplay perché così com'è che facciamo? Non ci scambiamo i fan perché gli utenti interessati al gameplay, ad esempio, potrebbero non essere interessati ai miei contenuti in make-up, come lo stesso quelli di un'altra persona. Quindi collaborate con persone dai contenuti affini ai vostri, se no i fan non saranno interessati. Oppure potete utilizzare il servizio di Google AdWords, che praticamente vi permette di fare la pubblicità. Ovvero potete impostare il vostro video pubblicitario che creerete voi e potete metterlo davanti ad altri video in modo da pubblicizzare il vostro canale, i vostri contenuti e portare traffico a voi. Però questo è un metodo a pagamento e secondo me dovrebbe essere l'ultimo tenuto in considerazione in quanto bisogna sapere cosa si fa con quel sito. Qualche tempo fa questo AdWords mi mandava anche a me la mail che praticamente mi dava dello sconto, che c'era un coupon che se io spendevo una tot cifra mi dava già 75 euro o addirittura sui 120 euro di spesa gratis da fare appunto su quel sito per iniziare. Prossimamente pubblicherò un nuovo video, ovvero come aumentare il tempo di fidelizzazione degli utenti, però questo lo pubblicherò quando arriveremo a 1000 like. Scherzo, ci vediamo domani ad un prossimo video. Ciao! Sicuramente ci sarà una prossima parte su questa rubrica, però, prossimamente.